È sabato, sono circa mezzogiorno e mezza, sono appena arrivato in ditta, l'apro e vediamo le stampanti come hanno stampato stanotte. Sono arrivato e vediamo, stanno stampando, stanno tutte stampando, una ha finito, questi qua, cos'è? Non è un errore, ma è una cosa che abbiamo voluto e qua invece... Cos'è che è successo? Ah, qua una stampa non è uscita. Una stampa non è uscita. Questa probabilmente me l'hanno appoggiata, è il pezzo originale, ma qua manca un pezzo. Eppure la stampante, per recuperare una stampa dobbiamo capire a che altezza si è interrotta. Prendiamo quindi il calibro e misuriamo quanto è alto il nostro oggetto. L'altezza è 54 55. Facciamo questa operazione anche per l'altro lato, vedete? È 54,23. Quindi significa cosa? Che qua il livello lo ha fatto. E qua il livello non lo ha fatto, infatti si vede che ha cominciato a sbavare. Io per sicurezza, per far sì che la stampa regga, terrò come altezza da cui partire questo valore qua. Ok? Perché so che l'oggetto lì, qua, in questo punto, ha dei livelli meno che qua. Preferisco che sbordi, ok? Qua, piuttosto che parta troppo alto qua, perché è probabile che se qua parte troppo alto ci sia un filo d'aria dentro e il pezzo è da buttare. Questo qua è un componente che viene utilizzato. Tolgo dalla stampante la SD card, la porto al computer, la inserisco, apro il blocco note e apro una cosa che è all'interno della mia schedina, che è G2 punti, non lo leggo perché è documento di testo, ma mettete tutti i file e vedrete che vi si aprono tutti i G-code. Cliccate su quello che a voi interessa e vi si aprirà la striscia di codice che comanda la stampante. Per recuperare quella stampa lì, un metodo veloce che mi ha insegnato il mio fornitore, Carlo Zambonardi, è questo. Bisogna andare a cercare il valore del livello a cui la stampa si è fermata, cioè il materiale non c'è. Prima siamo andati a misurare la stampa, era 54, quindi all'altezza 5 centimetri punto 4 io devo farla partire. Quindi andremo su casella di ricerca e cerchiamo l'altezza che mi serve, 54. Ce ne sono veramente tanti di valori. E infatti è una mossa sbagliata. Dobbiamo cercare Z, 54. 54, porco. Z54. Andiamo a cercare il punto in cui è in Z54, che è questo, me lo trova e corrisponde al livello 269. Quindi io devo stampare da questo livello qua in poi, ok? Quindi tutto quello che c'è prima lo elimino. Tengo premuto maiuscolo, seleziono, vado su. Arrivo fino al livello 0. Arrivo fino al livello 0, verifico in fondo che la mia selezione sia rimasta tale come avevo visto all'inizio. Questa è una sicurezza in più. Effettivamente è rimasta così, sì. Dal livello
prima del 269, cioè quello che mi serve, io clicco canci. Un'altra cosa da fare è fare attenzione al punto di partenza, ovvero qua ci sono dei valori G1 e Z15. Questo cos'è che significa? Che quando la stampante tocca la home va in Z15 mm, cioè sale. Dopodiché scende di 15 mm. Vedete? Invece io cosa voglio fare? La mia stampa è alta, più di 5 cm e 4. Quindi voglio che la stampante parta più in alto e scenda quando va verso l'oggetto, come normalmente farebbe, solo che no, cura imposta quando non c'è oggetto a distanza 15 e poi scende. Io imposto 15 più della mia altezza, quindi sono 54 più 15 sono 69, ma io imposto 70. 70. Quindi ho modificato l'altezza che la stampante raggiunge in Z prima di stampare. Un'altra procedura da fare è andare sul livello, prendere la cifra che c'è dopo e copiarla e inserirla dove c'è zero, perché l'estrusore qua gli dice vai a zero, invece voglio che tu vada qua. Copiate questo, incollatelo, chiudiamo la finestra di ricerca e teoricamente il nostro G-code è stato modificato per recuperare la stampa. Adesso lo testiamo. Per salvarlo, fate salva, file, salva con nome, andate sulla scrivania o sulla vostra SD card. Inserisco la SD card e faccio partire il G-code. Prima voglio farvi notare una cosa. Io gli ho detto alla mia stampante di stampare da quel livello in poi, ma andrà sempre a toccare il mio sensore, il mio micro switch della Z. Se la stampante scende, sa che è lì e poi comincia a stampare. Sa che è lì, salirà e poi comincerà a stampare, scusate. Ma quando scende, con alcuni oggetti grossi, può essere che le barre tocchino contro l'oggetto che stiamo stampando. Quindi cosa dobbiamo fare? Vi faccio vedere un trucco proprio casereccio, molto artigianale. Prendo il piano, lo stacco e sposto indietro e praticamente non lo faccio appoggiare sopra i tondini che ho, ma lo tengo fuori asse, in modo però che solo quando comincerà, entrerà in home, l'oggetto non toccherà contro la stampa. Dopo la rimetto subito al suo posto. Appoggio il telefono, clicco sul mio G-code, recupero lungo, va in temperatura. Appena arriva in temperatura, parte. E quando parte, come già vi dicevo, prima va in home, tocca, sale e scende sull'oggetto, proprio dove l'estrusore, allo stesso livello in cui l'estrusore si era fermato. Sto pronto con le mani perché ho sganciato, come vi ho fatto vedere, il piano. Appena il piano, appena la stampa comincia giusta, ovvero che la testina si alza, io il piano lo rimetto in sede. Tutto per evitare che queste barre lineari qua tocchino contro l'oggetto. Se l'avessi lasciato come prima, toccherebbero. Vedete? Sta scendendo. Questo appena tocca contro questo qua il suo punto zero sale di 7 cm. Ok? Io ho un po' di tempo per rimettere in sede il mio piatto e fate attenzione che sia rimesso proprio come era messo. È ripartito proprio da quel punto. Vedete?
Così facendo ho preso un G-code fatto con cura, ho eliminato tutte le informazioni che c'erano prima, gli ho dato due o tre indicazioni, sono intervenuto manualmente, ma ho recuperato il pezzo. Alla prossima!